In questa serie TV chiamata Atypical, che trovate su Netflix in questo momento, c'è una delle protagoniste che dice "Don't jinx it, don't jinx it". Vi faccio vedere la scena e secondo me capite immediatamente. Gonna break that record, superstar? Don't jinx it. And yes. Don't jinx it vuol dire non portarmi sfortuna. Nel caso del telefilm, l'amica dice are you gonna break that record, superstar? Quindi batterai il record, superstar, la chiama superstar, e lei dice don't jinx it. Cioè, se lo dici, non succede. Quindi non portarmi sfiga, don't jinx it. Stessa cosa potrebbe succedere con un attore che sta per salire sul palco e qualche amico dietro le quinte dice vedrai che andrà tutto bene, sei bravissimo. E lui dice, don't jinx it, man. Cioè, non dirlo, perché sennò non succede, porti sfortuna. Un altro esempio si può fare con un compito, un test, una verifica a scuola. Vostro padre vi dice, vai tranquillo, sei bravissimo. E tu gli rispondi, don't jinx it, dad. Quindi, non dirlo, perché se lo dici non succede, no? Porti sfortuna.